A Montesilvano è il giorno della discussione delle modifiche al decreto sviluppo in consiglio comunale con risvolti in ambito edilizio. Premi di cubatura e aumenti delle volumetrie non convincono però le opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che chiedono un rinvio della votazione per presentare emendamenti migliorativi che non compromettano la vivibilità di una città già abbastanza congestionata e per ricalibrare i servizi alle strade laddove le modifiche al decreto sviluppo troveranno applicazione, come spiegano Enzo Fidanza e Gabriele Straccini, rispettivamente capigruppo del PD e del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Quello che non ci convince è che non dobbiamo generalizzare. Ora, assumere il decreto sviluppo come elemento per dare premi di cubatura, quindi aumenti di cubatura, su tutte le parti della città, noi riteniamo che questa non sia un'azione amministrativa utile, perché non tutte le zone della città hanno gli stessi standard dei servizi. Quindi su questo argomento noi chiederemo che il Consiglio Comunale si soffermi ancora un po' per argomentare e soprattutto per trovare una mediazione ed evitare che questo decreto sviluppo sia generalizzato su tutto il territorio, potendo fare in alcune zone piuttosto che in altre qualche danno da un punto di vista degli standard dei servizi. Noi vogliamo evitare che una buona intenzione generalizzata diventi per qualche pezzo di città non più un buon risultato sul territorio. Sono 3 anni e mezzo che dovremmo avere un nuovo piano regolatore a Montesilvano e con questo provvedimento in pratica è come se l'avessimo fatto senza tener conto di tutto l'iter che va fatto per un piano regolatore. In pratica è una scappatoia per poter far avere i bonus ai cittadini che vogliono abbattere e ricostruire, perché oggi con l'abbattimento e la ricostruzione si ha una nuova costruzione e quindi di conseguenza non si può accedere al 110. Con questa scappatoia in pratica si potrà accedere a questo provvedimento, però la rigenerazione urbana è un'altra cosa, non è una parola che si inserisce all'interno di un provvedimento e poi questo incentivo viene dato a chi costruisce e abbatte. Questo secondo noi non è giusto che avvenga, perché noi andiamo a modificare una regola che attualmente non c'è. A difendere le scelte delle modifiche al decreto sviluppo è invece il sindaco di Montesilvano con delega all'urbanistica, Ottavio De Martinis, che parla di rigenerazione urbana e interventi di efficientamento energetico. Fermo restando che ci sono dei vincoli per quello riguarda per esempio il centro storico, che quindi viaggiano di pari passo col decreto sviluppo. Oggi si completa un quadro che aveva visto Montesilvano negli ultimi anni essere non in linea con il territorio circostante e aggiungo col territorio nazionale, dove appunto il governo ha deciso di apportare delle migliorie da un punto di vista sia dell'efficienza energetico sia dell'adeguamento sismico, ma anche da un punto di vista decorativo, dando la possibilità appunto tramite questo decreto sviluppo. E oggi andiamo a allinearci con questa modifica, certi che la rigenerazione urbana, di questo si parla, e il decreto sviluppo hanno giovamenti soprattutto in vista purtroppo della crisi energetica che è attuale e quindi dà possibilità non soltanto di un decoro, ma non soltanto di uno sviluppo, ma anche soprattutto di un efficientamento energetico.